Allora, ciao bimbi, oggi vedremo come realizzare un bel disegno primaverile come questo, visto che in questi giorni andate spesso nei prati e avete fatto il gioco che vi ha messo la maestra Kate sulla piattaforma. Facciamo anche un bel quadretto con i fiori utilizzando i rotoli della Scottex o della carta igienica. Allora bimbi, vediamo un po' come possiamo realizzare questo bel quadro con i fiori. Allora, ci serve un rotolo di carta igienica che con le forbici abbiamo tagliato a un terzo della misura, se vi fate aiutare dalla mamma. Dobbiamo poi aprirli come se fossero i petali del fiore. Dopodiché, ovviamente, prendiamo i nostri colori, tempera, acrilici, quello che avete, dei colori che preferite voi. Ci servono dei cottoncini di questi qui rotondi per il trucco, bagno, o degli altri oggetti comunque rotondi, e l'acqua e il pennello per diluire il colore, che la maestra per esempio in questo caso ha messo su un piatto normale di cucina rivestito di cellofane, così quando finisco butto via tutto e ho inserito qua i miei colori. Prendiamo quindi, abbasso un po' lo schermo. Allora, inzuppo il mio pennello nell'acqua. Devo sempre avere con me, ricordatevi, l'abbiamo fatto anche a scuola, della carta assorbente, perché per non aver troppo eccesso né di acqua né di colore, se mi serve per asciugare il pennello. E allora, e scelgo il primo colore, per esempio il rosso. E vado a dipingere i petali del mio fiore. Una bella dose di colore. Riempiamo tutto e poi andiamo a fare la prova. Possiamo spostare il nostro piattino e al centro del nostro foglio bianco andiamo a posizionare e a schiacciare bene i petali. Schiacciamo tutti i petali e poi alziamo. Dopodiché lo facciamo con l'altro colore, anzi direi di andare a fare prima il giallo. Prendiamo il dischetto giallo, lo coloriamo con il nostro acrilico giallo. Ecco, abbondate proprio perché ovviamente sia il cartone che il cotone assorbono il colore e quindi rischiate poi, come è successo qui, di non far rimanere il colore sul foglio. Quindi spandiamo bene e poi andiamo a girarlo. Siamo verso l'alto. Ok, adesso lo buttiamo via e ne facciamo un altro. Riempiamo di nuovo un altro. Allora, ecco che è finito l'ultimo fiorellino. Ricaviamo da una vecchia spugna tanti triangolini da andare a colorare con il verde, possibilmente di due tonalità diverse. E che sarà la nostra erba.
Ecco, praticamente andiamo a riempire tutta la parte bassa con gli steli d'erba. Ecco, visto? Adesso ci mancano i gambi proprio del fiore. Ecco, lo stelo possiamo farlo con un pennarello, una matita o una penna verde. La maestra aveva questo pennarellone grande, allora fa lo stelo così, fa andare giù nell'erba, ci faccio due foglioline. E poi uno qua dietro. Ok, e poi se volete ancora aggiungere qualcosa nel cielo, potete aggiungere sempre delle nuvole, il sole, dipende quanto spazio vi rimane sul foglio, oppure fate delle V sempre con la nostra spugna. Create delle V con degli uccellini e mettiamo delle rondinine nel nostro cielo. Ecco qua. Proviamo, eh? Schiaccio. Su. Schiaccio. Il nostro disegno potrebbe essere concluso. Poi sbizzarritevi, potete fare uno, due, tre, tanti fiori, aggiungere delle coccinelle nel prato, quello che volete. Ok? Vi è piaciuto?